Presidente, che per il elettorale che ha già per legge di proclamare il sindaco di Guadagni come discendente. Il Presidente dell'ufficio elettorale, tenuto presente il discorso dell'articolo 72, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, in base al quale è proclamato eletto il sindaco il candidato alla predetta carica che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, accerta che il candidato signor Francesco Calvespina ha riportato tra tutti i candidati alla carica di sindaco la maggioranza assoluta dei voti, cioè numero 19.810 voti. Giorno 20 maggio del 2011 proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Sceglie il signor Francesco Carlo Spina. Salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale a termini dell'articolo 41, comma primo del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 266. Grazie, dirò due parole per un ringraziamento innanzitutto al dottor Gentile e alla commissione elettorale, grazie per la puntualità, la precisione e la tempestività con cui è stato prodotto il risultato finale che ha dato luogo oggi alla mia proclamazione. Adesso attendiamo la proclamazione del Consiglio Comunale, sarà un po' più lenta come ogni anno, anche quest'anno abbiamo un po' battuto i record perché anche nel 2006 ci troviamo proiettati in tempi brevissimi a quello che fu subito il mandato che mi fu conferito dagli elettori. Voglio soltanto brevemente fare gli auguri un po' a tutti gli eletti, in primo luogo, a tutti gli eletti in Consiglio Comunale, in maggioranza e in opposizione. E in particolare voglio fare gli auguri all'eletto Franco Napoletano, nonché anche un in bocca al lupo al candidato Pasquale Musci, sia pure non eletto. Ritengo doveroso in questo momento rivolgere un appello proprio a tutte le anime della città, a tutta la città, perché occorre che ci sia una grande unità e una grande coesione e che dopo la dialettica di questa campagna elettorale, che è stata vissuta un po' anche con toni forti, diciamolo pure, insomma qua stiamo nel massimo consesso del comune di Sceglie ed è giusto che la nostra comunità ci diciamo le cose con chiarezza, come siamo abituati a fare. È stata una campagna elettorale dura, dove si sono risparmiati i colpi, abbiamo invocato tutto il contrario di tutto, è stata una campagna fatta come forse è giusto che sia la democrazia, con estrema libertà anche da parte dei candidati, ognuno ha giocato le sue carte, abbiamo richiamato a tutto, anche voglio dire a ciò che normalmente non è esempio di lealtà, di fedeltà, questo l'abbiamo fatto tutti quanti. Ora è giusto, io rivolgo un appello, un invito ai consiglieri comunali, ai più giovani eletti per la prima volta in consiglio comunale soprattutto, è giusto che recuperiamo un po' di serenità per il bene delle nostre istituzioni comunali. Allora, a questo punto, messa da parte la bagarre elettorale, io spero che ognuno possa servire dal suo banco del Consiglio Comunale, dai suoi banchi di maggioranza dell'opposizione, possa servire rettamente l'istituzione comunale e che possa adempiere al mandato che gli elettori gli hanno dato. Perché se gli elettori hanno espresso un giudizio che verrà proclamato e definito presto dalla Commissione elettorale, lo hanno fatto perché come per il sindaco hanno voluto esprimere un indirizzo chiaro dal punto di vista democratico su come il governo della città debba venire, sia per quanto pertiene la maggioranza sia per quanto pertiene l'opposizione. Rispetto al 2006, lo devo dire a tutti quanti voi, agli amici, a tutti quanti che considero amici, anche coloro
che staranno nei banchi dell'opposizione, perché io sento forte quello spirito di compartecipazione a un progetto di comunità. Rispetto al 2006 ho avvertito anche questa volta una forte emozione, ma devo dire che questa volta c'è maggiore consapevolezza. Dal 2006-2011 abbiamo raggiunto Apicelle, grazie anche all'opposizione, diciamo pure che forse la critica, il pungolo dell'opposizione è servita anche a tenere alta la bandiera del comune di Apicelle, è servito a fare risultati straordinari. E io davvero dico che dobbiamo continuare, magari con toni più pacati, ad avere questo spirito comunque di servizio, con quelle nottate in consiglio comunale dove si sono approvati atti fondamentali che hanno determinato le tante opere della città di Apicelle. Ora ci attende una maggiore consapevolezza, abbiamo più esperienza, abbiamo la possibilità di produrre dei risultati anche questa volta importanti. Io spero soltanto che l'esperienza che abbiamo fatto, molti erano nuovi nella scorsa consigliatura, che questa esperienza possa servire a tutti noi per migliorare ancora più qualitativamente e quantitativamente anche la produttività degli atti amministrativi del Comune di Apicelle. A tutti quanti voi rivolgo un bocca al lupo, perché comunque lavoreremo insieme a contatto di gomito, bisogna andare avanti. La città ha pure risposte dalla classe politica di Apicelle, che è un po' riassunta oggi in questi banchi. Dobbiamo esprimere veramente una forma di gratitudine verso coloro che anche in questo mandato, diciamolo forte, hanno dato un senso di partecipazione collettiva alla città di Apicelle, non soltanto i candidati, che a dire il vero sono stati meno dell'altra competizione, ma invece la partecipazione, il fatto che non ci sia stata un'astensione nel comune di Apicelle, dimostra che i nostri concittadini hanno ancora una grande fiducia nei nostri riguardi. Per questa ragione abbiamo un obbligo morale, deontologico, abbiamo un obbligo serio di procedere in questa direzione di impegno civico e sociale. A tutti quanti, anche a coloro che non sono stati eletti, chiaramente, rivolgo un pensiero con l'auspicio che anche chi non si sentiva rappresentato politicamente dalla mia coalizione, dal sottoscritto, possa oggi riconoscere il sottoscritto come il suo simbolo. In bocca al lupo alla città di Apicelle e auguri a tutti quanti. Yo. Every day that you're gone, our love is strong. You the one I want. You my number one.